Fabrizio Corona, con Belén Rodríguez è finita per la galera. Fabrizio Corona è tornato a parlare di Belén Rodríguez in TV, dopo le dichiarazioni al Miele rilasciate a Verissimo qualche settimana fa. L'ex re dei paparazzi si è confidato con Federica Panicucci durante l'ultima puntata stagionale di Mattino 5. Tra i tanti argomenti che ha affrontato in diretta il 44enne, quello che ha colpito gli appassionati di gossip è senza dubbio la storia d'amore con l'Argentina. Oltre ad aver definito una relazione importantissima quella con la showgirl, l'uomo si è lasciato andare a battute e riflessioni anche sui suoi ex Stefano De Martino e Andrea Iannone. Corona in TV, la storia con Belén è stata importantissima. Venerdì 8 giugno, in occasione dell'ultima puntata stagionale di Mattino 5, Federica Panicucci ha intervistato uno dei personaggi più discussi del momento, Fabrizio Corona. Oltre a parlare dei suoi guai giudiziari e dei tira e molla con la fidanzata Silvia Provvidi, l'uomo si è trovato a rispondere a molte domande sulla sua ex più famosa, Belén Rodríguez. La conduttrice del format Mediaset, infatti, ha insistito parecchio nel voler sapere dal 44enne come è stata la sua relazione con l'Argentina e soprattutto perché si sia conclusa ormai più di 5 anni fa. La storia con lei è stata importantissima ed è finita perché avevo davanti 13 anni di galera, appunto una vita praticamente, ha fatto sapere l'ex re dei paparazzi durante la sua ospitata su Canale 5. Il legame con la showgirl, stando a sentire Corona, non si è spezzato per mancanza d'amore. Ma solo perché lui andava incontro ad un lungo periodo in carcere e lei ha preferito ricercare la sua felicità altrove, Belén si è fidanzata e poi sposata con Stefano De Martino poche settimane dopo la rottura con Fabrizio. Cosa pensi di aver sbagliato con lei? Ha continuato la presentatrice per cercare di carpire dal suo ospite più gossip possibili sulla Rodríguez e sul loro attuale rapporto. Basta dai, così mi fai litigare, ha tagliato corto l'ex marito di Nina Moric riferendosi alla sua gelosissima compagna Silvia. Andrea Iannone e Stefano De Martino trasformati da Belén? Il parere di Corona. Altre interessanti dichiarazioni che ha fatto Corona a Mattino 5 sono quelle sull'ex fidanzato di Belén. A Federica Panicucci che gli chiedeva cosa ne pensasse di Andrea Iannone, Fabrizio ha detto che a volte, vedendo le sue foto, si confonde pensando di essere lui. Guarda questa foto, sono io. Oggettivamente è un po' cambiato da quando sta con la Rodríguez, esattamente come è successo a Stefano De Martino, ha detto tra una risata e l'altra l'ex re dei paparazzi. Alla conduttrice che gli domandava se secondo lui l'Argentina fa diventare volutamente tutti i suoi uomini come lui, il 44enne ha replicato. No, credo che lei sia ossessionata dall'estetica maschile, per questo li cambia facendoli diventare tutti più belli. Cura sia la bellezza fisica che l'abbigliamento. In merito alla palese somiglianza che soprattutto Iannone ha oggi con lui, Corona ha fatto sapere, io non sono perfetto, ma sicuramente sono un modello maschile che a lei piace. Loro, il pilota e il ballerino di Amici, avevano una base simile alla mia. Se fossero stati biondi e con gli occhi azzurri, sarebbe stato difficile trasformarli con me.